Sondrio, donna violentata e rapinata in via Vanoni, in carcere un 24enne straniero. Livigno, frane al Passo del Gallo, auto e moto bloccate in galleria. Sondrio Calcio, via con grinta alla nuova stagione. Libri in valle, Campo Dolcino apre ai lettori e alla sfida tra autori a colpi di sintesi. Sondrio Estate al giro di boa, bilancio più che positivo. Edilizia artigianato, a Sondrio tutte le novità sul contratto nazionale. Attenti a quei due, Crippe e Oregioni, ancora vincenti alla Going Up. 101% Basket Sondrio Camp, questa edizione un successo. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Violentata e rapinata nella tarda serata di due giorni fa in una traversa di via Vanoni a Sondrio. La vittima di questo episodio gravissimo e sconcertante è una donna di 53 anni che stava rincasando a piedi. L'aggressore, uno straniero di 24 anni, si è dato alla fuga ma è stato trovato dalla polizia poco distante dal luogo dove si è verificata la violenza. Il servizio. Le finestre aperte per il gran caldo di questi giorni hanno evitato che quanto accaduto mercoledì sera a una donna in una traversa di via Vanoni a Sondrio potesse ulteriormente degenerare. Alcuni residenti in zona, sentendo trambusto e le sue urla, si sono infatti affacciati facendo scappare il giovane uomo che l'aveva seguita e le aveva usato violenza e che a quel punto è fuggito non prima tuttavia di aver afferrato borsa e telefono della vittima. Una fuga durata poco perché la polizia di Stato di Sondrio lo ha tratto in arresto. È un cittadino straniero di 24 anni arrestato per i reati di lesioni personali, violenza sessuale e rapina. Ma torniamo all'altra sera. L'uomo ha tentato dapprima un approccio con la donna che stava percorrendo a piedi via Vanoni. Lei lo respinge e lui non desiste e comincia a seguirla, tanto che la 53enne imbocca una strada laterale di via Vanoni con l'intento di chiedere aiuto al personale di un vicino istituto di vigilanza privata. Purtroppo però all'istituto non fa in tempo ad arrivare. Lo straniero riesce a raggiungere e dopo averla bloccata fisicamente, dapprima tenta di slacciarle i pantaloni e poi la scaraventa al suolo baciandola con forza tale da lesionarle il labbro. Il personale della squadra volanti della questura di Sondrio, giunto sul posto insieme ai sanitari che hanno fornito le prime cure alla donna, ha cercato di ricostruire la vicenda e di individuare l'aggressore, presumibilmente ancora presente nelle vicinanze. In considerazione della gravità dei fatti è intervenuto anche il personale della locale squadra mobile e i poliziotti dei due uffici, operando in stretta sinergia, hanno ristretto la zona di campagna verso cui verosimilmente l'uomo si era diretto nella fuga. Grazie alle ben coordinate e ininterrotte ricerche, all'altezza della rampa di raccordo della superstrada, nel pieno della notte il 24enne è stato individuato, riconosciuto e fermato. Con sé aveva ancora telefono e portafoglio della donna, cui poi sono stati restituiti. L'uomo è stato tratto quindi in arresto per i gravi reati commessi ed è stato associato presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco permanenti di Val di Sotto e i volontari di Livigno sono intervenuti per quattro distinti smottamenti di materiale roccioso di diverse migliaia di metri cubi nella zona delle gallerie artificiali che conducono al Passo del Gallo in direzione della Svizzera, con interruzione della viabilità in entrambi i sensi di marcia verso il valico di frontiera. Diverse le automobili e le motociclette bloccate nelle gallerie artificiali realizzate a protezione della sedia stradale. Al momento non risultano persone coinvolte, ma sul posto personale dell'amministrazione comunale e carabinieri, ma sentiamo le parole del sindaco di Livigno raccolte dai colleghi di Mai Livigno TV che ce le hanno messe a disposizione. Buongiorno a tutti, oggi nel pomeriggio è scesa una grossa frana sia nella parte iniziale del Passo del Gallo sia a metà. Siamo intervenuti con i vigili del fuoco e con la polizia locale, c'erano quattro persone che sono state messe in salvo, che verranno portate a Livigno. Il gommone dei vigili del fuoco sta facendo il sopralluogo anche in altre gallerie, faremo degli aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto il Passo del Gallo rimarrà chiuso sicuramente tutta la giornata di domani, dove faremo tutte le valutazioni del caso per riaprire in sicurezza la strada, anche perché nella giornata di stasera sono previste altri temporali. È
Ora cambiamo decisamente argomento, anche se il maltempo ha dato il benvenuto anche a loro. Tra new entries confermati, iniziata ufficialmente oggi alla Castellina la stagione della nuova Sondrio Calcio. Grinta ed entusiasmo la fanno da padroni tra i giocatori della squadra attesa alla sfida della Serie D. Vacanze finite per la nuova Sondrio Calcio. Oggi la Castellina, primo incontro precampionato tra i giocatori confermati, le new entries e i vertici della squadra, attesa quest'anno alla non facile sfida della Serie D. L'umore è alto e la voglia di mettersi al lavoro è tanta. Che la nuova stagione abbia inizio allora. Ci aspettiamo una stagione bella, piena di gioie, come abbiamo fatto questi altri due anni. E ci lasceremo tutto in campo, c'è uno staff nuovo con tutta la voglia stessa che abbiamo noi e niente, ci aspettiamo una bella annata in questo duro campionato che è la Serie D. Ma è un'avventura questa molto stimolante, un'avventura straordinaria, appunto oggi è il primo giorno di ritiro, abbiamo avuto, il Sondrio ha fatto un percorso eccezionale in questi due anni, quindi c'è da continuare su questa strada. Sono contento che, buongiorno, che la squadra abbia già una mentalità vincente. E poi tanto parlerà sempre di Triangolo Verde. Tra pochi giorni, mercoledì prossimo, vi aspetta già il Pisa. Va bene, prepareremo con molta semplicità la partita col Pisa. E intanto ecco, dobbiamo allenarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo amalgamarci, cioè, abbiamo tanti confermati, dobbiamo fare gruppo. Quindi partiamo già da una statura abbastanza solida e dobbiamo fare gruppo con gli altri che sono arrivati. Si allenerà una squadra che deve seguire le impronte delle ultime due stagioni, deve avere la stessa ferocia agonistica, la stessa fame di vincere. Ovviamente gli obiettivi cambieranno perché per due anni l'ho dichiarato prima e abbiamo sempre vinto e non è semplice. L'abbiamo fatto anche vincendo il premio come squadra che ha valorizzato i giovani e anche questo è un motivo enorme d'orgoglio. Però adesso gli obiettivi cambiano perché avremo a che fare in un campionato più impegnativo, più difficile, ma di sicuro sarà una squadra che avrà la stessa identità e la stessa mentalità. Quindi venire a vincere contro di noi dovranno sudare tanto. Primo appuntamento già mercoledì prossimo. Sì, primo appuntamento è una, diciamo, una passerella perché giocare a Bormio contro il Pisa, allenato da Filippo Inzaghi, è un orgoglio per noi. Ovviamente da questi test non considereremo mai il risultato, ma considereremo l'amalgama, le prime cose che il mister impartirà, la condizione e soprattutto l'affiatamento, che questo è importante. Una previsione, ci stupirà questo Sondrio? Io ripeto quello che ho detto prima sugli obiettivi, io non so se stupirà, perché non voglio che la gente si crei delle aspettative più grandi di quello che poi in realtà potremmo fare, però di sicuro onorerà la maglia. Suderà la maglia e rispetterà al massimo quello che è l'impegno agonistico. Un'intera giornata dedicata ai libri e dunque ai lettori, ma anche a chi i libri li scrive. L'appuntamento è per domani nella piazza del Movies a Campo Dolcino. Nel pomeriggio anche una curiosa sfida a cui saranno chiamati proprio diversi scrittori che avranno il compito di raccontare la propria opera in 120 secondi, non uno di più. Vediamo. Campo Dolcino domani ospita per la prima volta un evento lungo un giorno intero dedicato tanto a chi ama leggere quanto a chi scrive. Si tratta di una prima assoluta che ambisce a diventare appuntamento fisso organizzata dal Movies, ovvero il Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, in collaborazione con Collettivo Scrittori Uniti, Infopoint e Biblioteca di Campo Dolcino. Dalle 10 alle 19 in programma presentazioni, incontri, animazione, laboratori per bambini e un vero e proprio concorso letterario, il Festival Nazionale dello Scrittore. E di questo abbiamo parlato proprio con lo scrittore di casa, Gabriele Dolzadelli, che il contest lo ha vinto due anni fa con il suo Chi nasce a San Giuda. Ideato appunto dal mio collega Claudio Secci, del direttivo del collettivo, sì. Alla sua quarta edizione, l'abbiamo tenuto per tre edizioni annuale in Veneto e quest'anno l'abbiamo portato qui a Campo Dolcino. Praticamente 12 autori che fanno parte del collettivo sono stati scelti per parlare davanti a una giuria selezionata di media partner del proprio libro in 120 secondi. Ah, attenzione! Che è una bella sfida, perché ci siamo accorti nel corso del tempo che molti autori hanno comunque difficoltà poi in poco tempo a parlare a un ipotetico lettore, certo, o a qualcuno, certo, della propria trama condensata. Ci saranno due targhe che daremo, quella la miglior performance, quindi esposizione, e poi anche abbiamo aggiunto quella miglior copertina, perché anche la copertina ha il suo peso, insomma, è il vestito del libro. L'estate è tradizionale
tradizionalmente la stagione in cui si legge di più e chi fosse giunto in Valchiavenna per le vacanze sprovvisto di buone letture, domani potrà facilmente recuperare. Avremo una quindicina di stand tra autori, librerie e case editrici che proporranno quindi svariati titoli di diverso genere, quindi ci saranno anche librerie dedicate a libri per bambini, un'autrice, una nel Braille porterà anche libri in inglese per chi è straniero, e poi ci saranno anche appunto librerie che porteranno libri specifici anche di nicchia che non si trovano nelle normali catene. Appuntamento dunque domani a Campodolcino per l'esordio di questo Libri in Valle, che ci si augura possa diventare un apprezzato appuntamento fisso dell'estate, così come accade anche in altre località di montagna che da tempo e con successo propongono eventi legati alla lettura. Aspettavamo un comune che ci credesse proprio in questo progetto, sono contento che il comune di Campodolcino ci ha creduto, nel sindaco proprio Enrica Guanella, che ringrazio, e che appunto si è prestata nel darci lo spazio. Ieri sera è andato in scena il quinto degli 8 giovedì di festa organizzati dal Comune di Sondrio. Siamo già quindi oltre il giro di boa ed è quindi già possibile tracciare un primo bilancio di questa manifestazione ormai classica dell'estate del capoluogo. Il clima giusto, la musica, il cibo, la possibilità di ballare, le iniziative per i più piccoli, una bibita fresca. La formula del cocktail Sondrio Estate è questa ormai da anni, ma da anni anche il successo di questi giovedì sera all'aperto non conosce flessioni. Soltanto il meteo avverso potrebbe far saltare i piani, ma finora anche questo non ha fortunatamente infierito. La serata di ieri, la quinta delle 8 in programma, consente già di fare un primo bilancio dell'edizione 2024 che, grazie al coordinamento di Alpi in Scena, sta regalando in Piazza Garibaldi spettacoli davvero molto apprezzati. Abbiamo offerto degli spettacoli molto diversi, quindi ogni giovedì uno spettacolo diverso. Dal saggio delle scuole di danza della provincia alle due serate dedicate al concorso Canoro, dall'acclamata cover band di Vasco Rossi, Undicesimo Comandamento, a canti, musiche e danze dal sud Italia al Mediterraneo della scorsa settimana, tutte le serate sono state molto partecipate. Ieri sera, anticipata da una serie di personaggi usciti dai cartoni animati più celebri che passeggiavano disinvolti tra i passanti stupiti, il maestro Ernesto Colombo ha diretto l'orchestra Vivaldi in un concerto musical dedicato ai meravigliosi classici di Disney, una proposta rivolta ai bambini che ha affascinato, possiamo dire, soprattutto genitori e nonni. Siamo riusciti a comporre un cartellone molto variegato, quindi non solo Sondrio Estate, ma anche tutte le iniziative che si svolgono in città, quindi iniziative culturali, spettacoli teatrali, spettacoli musicali per tutti i gusti. Per cui è un'ottima idea venire a fare un giro a Sondrio e scoprire le bellezze di Sondrio. Considerato il richiamo di questi giovedì, molti, anche tra gli stessi gestori dei locali che contribuiscono ad animare altri punti del centro del capoluogo, auspicherebbero un Sondrio Estate esteso anche alle serate del venerdì e del sabato. Chissà che l'amministrazione comunale ci pensi già a partire dal prossimo anno. Tutte le novità del nuovo contratto nazionale su edilizia e artigianato questa mattina a Sondrio durante l'incontro organizzato nella sede di Confartigianato Imprese del capoluogo. Vediamo. Questa mattina a Sondrio, nella sala succette di Confartigianato Imprese, il convegno dedicato alle novità in tema del nuovo contratto nazionale edilizia e artigianato. Tra le novità di questo accordo, l'approfondita analisi che ha definito la valutazione delle imprese artigiane nella loro specificità, al fine di valorizzare la professionalità dell'impresa, la sua qualificazione e la sua crescita. Tutto questo in relazione alle normative del rapporto di lavoro che le imprese artigiane hanno con i propri dipendenti, con riferimento all'apprendistato, agli orari di lavoro o all'innovativa figura del mastro formatore artigiano, figura specifica che trasferisce la propria esperienza in ambito di sicurezza sul lavoro ai propri dipendenti. I dati ci dicono che la provincia di Sondrio è in linea e quindi anche in questo convegno abbiamo verificato il certificato di congruità e abbiamo visto che i cantieri principalmente sono tutti risultati quasi al 100% congrui, quindi ciò sta a significare che le imprese nell'ambito sia degli appalti pubblici che degli appalti privati ovviamente lavorano
lavorano con regolarità denunciando le proprie ore dei propri dipendenti, cosa che è essenziale per evitare il dumping contrattuale, il lavoro nero, ma anche per mantenere quell'allerta che è nella sicurezza del lavoro importante, perché il contratto prevede una serie di adempimenti a cui l'impresa è legata per poter effettivamente gestire direttamente il rapporto con i propri dipendenti. Altra bella vittoria per il duo Alessandro Crippa e Arianna Oregioni alla 7ª tappa del circuito Going Up, disputata tra Mellarolo e il Rifugio della Corte. Ritornano i fantastici due, così per Alessandro Crippa e Arianna Oregioni. Ecco un'altra vittoria nell'ambito del circuito Going Up, questa volta con la Court Up Vertical, che degli 11 appuntamenti in programma è il 7º, giunto alla sua 5ª edizione. 361 partecipanti alla gara organizzata dallo Sport Race Valtellina di Massimo Zugnoni & Company. Partenza da Mellarolo in direzione del Rifugio della Corte, con un tratto finale decisamente impegnativo e che definire verticale è un eufemismo. Al di là dell'impegno fisico a cui sono stati chiamati i partecipanti al circuito, un'altra esperienza da 10 e lode, con avvincenti passaggi tra le località di Ronchi di Sotto, Pelacce, Ronchi di Sopra e la Corte sul tratto finale. Come dicevamo, tra gli uomini la prima posizione se la prende ancora una volta Alessandro Crippa con 16 primi e 43 secondi. Dopo di lui, a distanza di 1 minuto e 3, Davide Zugnoni, seguito da Filippo Curtoni. Tra le donne, altra combattuta vittoria per Arianna Oregioni, prima con il tempo di 20 primi e 49 secondi, a seguire Barbara Sangalli, terza piazza per Laura Zugnoni. Tutti pronti per il prossimo appuntamento in Val Fabbiolo? Il circuito Going Up ritorna il 2 agosto con il Sostila Vertical, da non mancare. In 16 edizioni ha visto allenarsi sui campi migliaia di giocatori in erba. È il 101% Basket Camp, Basket Sondrio Camp, che dopo il successo di questa edizione 2024 punta ora ad ospitare sempre più giovani stranieri. Il servizio. Sport, allenamento, socializzazione e, perché no, miglioramento. È il 101% Basket Sondrio Camp, il campo estivo tutto dedicato ai ragazzi, dove dal 2009 il solo obbligo è quello di divertirsi facendo tanto sport. Lo sport è quello della pallacanestro e l'edizione a cui si è giunti quest'anno è la numero 16. Il camp, aperto il 10 giugno e oramai addirittura d'arrivo, con la chiusura prevista per sabato 20 luglio, è dedicato a giovani giocatori di età compresa tra i 6 e i 15 anni e tra i 13 e i 17. E qui ne sono passati a migliaia. Un bilancio super positivo, siamo alla 16ª edizione e sicuramente abbiamo avuto dei numeri molto interessanti, in linea con quelli passati. Siamo oltre 200 presenze sulle 6 settimane, quindi insomma numeri che ci fanno capire che il 101% Basket Sondrio Camp è un prodotto che piace, è un prodotto che le famiglie valtellinesi apprezzano, e i ragazzini tornano e siamo, come club, come SD, 101% molto molto soddisfatti. E ora il 101% Basket Sondrio Camp guarda all'estero. Dopo la mancata presenza quest'anno di una rappresentativa di giovani giocatori israeliani a causa del conflitto in corso, l'organizzazione non nasconde una serie di nuovi progetti. L'anno prossimo siamo fiduciosi che avremo dei campers dalla Spagna, da Israele, forse dalla Germania, per fare qualcosa di un po' più simpatico, un po' più nuovo, un po' più frizzante. Io lavoro con i professionisti a Bologna, in Eurolega, è qualcosa di fantastico, ma tornare qua e poter avere la fortuna di condividere le giornate sul campo da basket con bimbi sondriesi come me, che sono nato qua e cresciuto qua, tutti i giorni sui campi con questi ragazzini della zona, è sempre un'emozione grandissima. Abbiamo finito, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata a tutti.